ballare e cantare ricordando i valori della resistenza. Sabato 25 aprile sono state oltre 3.500 le persone che hanno scelto di festeggiare il 70° anniversario della festa del nazifascismo e della guerra in Italia alla festa della liberazione di Fornacette. Una giornata davvero intensa, cominciata fin dalla mattina con le celebrazioni istituzionali. Sì, intensa, c'è stato da stamattina una bella manifestazione con gli altri due comuni che con noi celebrano sempre la festa del 25 aprile, Comune di Pontedera e Comune di Ponzacco. Quest'anno toccava a noi ospitare la manifestazione principale, siamo partiti con le celebrazioni da Calcinaia e poi qui in Piazza della Resistenza. E poi oggi è proseguito con il pranzo al Parco della Fornace e stasera con questa bella festa a conclusione di questa meravigliosa giornata. Impeccabile come sempre l'organizzazione dell'evento, preparato con estrema cura dai ragazzi del Comitato 25 Aprile. Un gruppo di amici e di giovani che ogni anno si impegnano per la perfetta riuscita della manifestazione e per fare in modo che una data fondamentale per la nostra democrazia, come quella del 25 aprile, venga ricordata e rimanga ben impressa nella mente delle nuove generazioni, che per fortuna non hanno mai vissuto direttamente la tremenda esperienza della guerra e non hanno mai incontrato ostacoli alla loro libertà di espressione. Una grande responsabilità dunque sia per l'amministrazione che per il Comitato 25 aprile. Sì, senz'altro si tratta di una bella responsabilità, ma questa responsabilità ogni anno ce la carichiamo ben volentieri, perché è una soddisfazione poi vedere il risultato, vedere il lavoro di tanti ragazzi del Comitato 25 aprile che si impegnano ma che ottengono poi questi risultati. Quindi una responsabilità ma anche una bella gioia nel vedere questi risultati. Il pranzo al Parco della Fornace ha fatto da gustoso preludio al rilassante pomeriggio da passare sui prati di Piazza della Resistenza a Fornacette. E dopo un po' di sana pennichella, di giochi con i bambini e di shopping presso le molte bancarelle del mercatino allestito intorno allo spazio concerto, le persone hanno cominciato a radunarsi in piazza in attesa dell'evento clou della giornata, ovvero la musica. Una giornata all'insegna dell'allegria e della pace, quindi, senza dimenticare che lo spirito scanzonato della festa nasconde comunque anche un sentimento di profonda vicinanza a quei popoli che la liberazione non l'hanno ancora mai conosciuta. Abbiamo opinione che in un giorno del genere dobbiamo metterci lì, riflettere. Il 25 aprile non dobbiamo parlare né di politica né di partiti, perché il 25 aprile è un giorno di libertà per tutti e non dobbiamo strumentalizzare questo giorno. Un anniversario, quello del 70°, che dovrebbe celebrare la rinascita di un paese libero, ma che spesso è preso a pretesto per strumentali polemiche politiche. Per fortuna c'è chi si concentra solo sul significato di questa ricorrenza. Il 25 aprile è la festa di un'Italia intera, dell'Italia che ha cessato la guerra civile. Credo debba essere la festa di tutti, senza bollini, senza bandiere, senza simboli dei partiti, liberi e vivi. In effetti la voglia di godersi la musica e la festa è sempre molto forte e traspare benissimo dai volti e dalle espressioni di tutti i presenti in Piazza della Resistenza. Anche da chi, libero da ogni responsabilità istituzionale, stavolta può trascorrere serenamente questa bella giornata fornacettese. Una bella festa organizzata dall'associazione e dal Comitato 25 Aprile in collaborazione con l'amministrazione e un concerto fantastico, per una volta vissuto con meno responsabilità e con la voglia di godersi la musica e la festa. Ecco allora che si entra nel clou della festa della liberazione con la vera protagonista della giornata, la musica. Sul palco di Piazza della Resistenza salgono gli Sleeve Steve and the Gangster, quartetto esplosivo di origine bresciana. Slick Steve, alias Steven Hogan, cantante e showman madrelingua inglese, accompagnato dal giovane e talentuoso chitarrista L. B. Goody, presentano la loro contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, swing, rock and roll, rhythm and blues, con incredibili performance circensi che spaziano dalla magia alla giocoleria. A
sul riscaldare ulteriormente il pubblico spetta poi a Fabrizio Pocci e il laboratorio, con una special guest d'eccezione come Enriquez della Banda Bardot. Incalzanti ritmi folk si alternano da soli acidi. Il blues caldo della band arriva ad accarezzare anche vere e proprie ballate di solo piano, dove spicca la grande vena cantautoriale del gruppo. È il preludio del main event della serata. Piazza della Resistenza acclama l'arrivo degli Zen Circus, nota band pisana che con il suo alternative rock ha ormai conquistato l'intera penisola. Appino, UFO e Karim Kukuru si scatenano sul palco proponendo brani che spaziano dagli esordi al loro ottavo album, Nati per subire. È il punk rock di alcuni pezzi del disco che li ha consacrati alla ribalta nazionale, andate tutti a fanculo, a mandare in visibilio la marea di persone che hanno scelto di passare il 25 aprile a Fornacette. Il finale incandescente del Circo Zen chiude un'altra memorabile edizione della festa, un appuntamento divenuto ormai un'istituzione per giovani e meno giovani provenienti da tutta la Toscana e non solo. Dopo 11 anni di successi, sia grazie all'impeccabile organizzazione del Comitato 25 Aprile, sia per la grande musica offerta, gli aficionados non hanno dubbi. La festa di Piazza della Resistenza non delude mai. Perché il 25 aprile a Fornacette è tradizione. Più di 10 anni che ci veniamo. Sono anni che vengo qui e mi piace moltissimo questa festa, penso che sia un ottimo modo per festeggiare la liberazione. Ero anche al pranzo oggi al Parco della Fornace. E a Carcinaia, a Fornacette, tantissimo che viene fatto questa iniziativa, ma tutta la Valdera e Pontedera. Quindi complimenti all'amministrazione e complimenti al Comitato dei Giovani.